Il primo giorno di scuola ha rappresentato un banco di prova importante anche per il sistema del trasporto pubblico locale e dunque per Dolomiti Bus. Capienza ridotta dei mezzi ed un generale potenziamento del servizio hanno caratterizzato l'avvio dell'attività in quello che rappresenta il terzo anno scolastico della pandemia. Dopo tanti anni emozionati al primo giorno di scuola, visto il clima in cui viviamo, ci eravamo preparati. Oggi eravamo sul campo con 160 autobus, quindi 17 in più del nostro servizio, diciamo, ante-Covid, 19 steward sul territorio a garanzia del corretto incarrozzamento dei mezzi. Peraltro, a tal proposito, come vedete, avevamo per trasparenza messo su tutti i nostri mezzi il limite di capacità dell'80% e il limite massimo di posti utilizzabili, così che tutti potessero verificare. Siamo contenti di questo primo inizio. Con il 13 settembre ha preso il via l'orario invernale che rimarrà in vigore fino all'8 giugno 2022. Una ripartenza attesa che pone il tema della sicurezza al primo posto. Come provincia, insieme alla prefettura e all'azienda di trasporto, abbiamo lavorato affinché il piano di trasporti sia adeguato per portare tutti in sicurezza. Questi sono i primi giorni nei quali si verificheranno se ci sono ulteriori aggiustamenti da fare, ma appunto il piano dei trasporti e il tavolo dei trasporti rimane aperto in maniera tale che ogni qualvolta ci sarà un problema potrà essere affrontato in maniera efficace e risolutiva. Con l'inizio dell'anno scolastico sono già molti inoltre gli studenti bellunesi ad aver beneficiato di InvestiScuola, l'abbonamento a tariffa agevolata reso possibile grazie ad un finanziamento del Fondo Comuni di Confine e al cofinanziamento di provincia e consorzio Bimpiave. Abbiamo i primi numeri sull'InvestiScuola, siamo a circa 4.000 ragazzi, studenti che sono già abbonati, quindi siamo a circa il 70% di quelli che avevamo prima del Covid. C'è ancora una lunga fase in cui è possibile continuare ad abbonarsi come avveniva negli altri anni. Noi auspichiamo che questo avvenga e invito tutti a farlo il più possibile in modo digitale.